Bene, nella nostra vita quotidiana, negli ultimi 20-25 anni, entrano continuamente immagini bellissime che mai l'umanità ha visto su questi oggetti del cielo, corpi celesti, che ci vengono date da questi, telescopi sia a terra che nello spazio, dallo spazio. Ci entrano attraverso la televisione, ci entrano ormai dai tablet o dagli smartphone dei ragazzi, e sempre di più lo saranno. Li vediamo nelle pagine dei giornali, questi esseri quasi un po' anche inquietanti, come questa nebulosa che ha un che di animalesco, anche un po'. Diciamo, visto che siamo ad Halloween, quasi un po' da fantasma. Oppure ci porta a paesaggi stellari di rara bellezza, così come queste gigantesche nubi di polvere da cui pensavamo fino a 30 anni fa che si formassero le stelle, oggi siamo sicuri perché le abbiamo viste. Ci porta il travaglio della formazione di una stella che non sempre riesce perché spesso alcune stelle, nel momento in cui si formano dalla polvere, esplodono materiale fuori, come questa che vediamo, che è molto recente, è stata catturata come immagine 3 o 4 anni fa. Ci fanno vedere galassie con immagini anche queste bellissime, miliardi e miliardi di galassie, qualcuna che come queste due sembra allontanarsi e qualcuna come queste due che sembra quasi una forma embrionale che invece si sono mescolate fra di loro, dando luogo, scontrate, come dicono i giornali, che è un po', diciamo, equivoco perché non si scontrano ma si mescolano. Cioè, come se io avessi due pugni, si scontrano, due mani aperte, si mescolano. Le distanze fra le stelle sono talmente grandi che le due galassie si fondono, non si scontrano. Oppure di forme di infinita bellezza come questi, che vengono chiamati con un pilastri della creazione non particolarmente felice negli Stati Uniti questa edizione, e sono pilastri di polvere comunque. Per darvi un'idea, tutto il nostro sistema solare, quindi non solo la Terra, ma Sole, Mercurio, Venere, giù fino a Plutone, povero Plutone che non è più un satellite, un pianeta, ma insomma è un mezzo pianeta. Ebbene, su questa fotografia sarebbe un puntolino, una capocchia di spillo. Come tutto questo sarebbe una capocchia di spillo sull'immagine precedente della galassia. Tutte queste immagini ci sono regalate da questo telescopio o da altri che orbitano molto, molto vicini in realtà alla Terra, 300-400 chilometri. Vedete, sembra un bidone di alluminio, in realtà è un bidone molto costoso, insomma, è molto perfezionato, che lavora 24 ore al giorno e che è al lavoro da decine di anni. E ha un vantaggio fondamentale rispetto ai nostri occhi, ovvero sia che essendo sopra l'atmosfera, vede anche radiazioni che noi non vediamo. E aggiungo per fortuna, perché sono radiazioni che ci farebbero secchi, come si dice. L'atmosfera assorbe radiazione ultravioletta, quella del famigerato buco dell'ozono, che ci fa venire la scottatura d'estate, ma anche i ben più pericolosi raggi X, raggi gamma e così via. E già l'universo, questa è una immagine particolarmente importante perché è un'immagine che è costata, ecco, diciamo, si può dire in tanti modi, da un punto di vista scienza, da un punto di vista conti.
Da un punto di vista conti è costata 300 milioni di dollari, quindi noi stiamo vedendo 300 milioni di dollari. Si chiama Hubble Deep Field. Praticamente tutti i punti che vedete sono galassie. Ebbene, voi direte che sono tanti soldi, ed è vero, sono 300 milioni di dollari, sono un sacco di soldi. È la parte di universo più profonda che abbiamo mai avuto ed è piccolissima. Cioè, se voi volete capire quanto è rispetto alla volta celeste di cui parleremo fra un attimo, questa, basta che mettiate dritto il braccio ed è un'area come, grosso modo, l'unghia del vostro mignolo. Ebbene, su questa immagine da 10 anni stanno lavorando oltre 500 persone, quindi se fate un costo per unità di tempo, il costo è bassissimo. Lo stesso ragionamento per cui la Rolls-Royce è la macchina più economica che esista perché fa 2 milioni di chilometri, però bisogna comprarla. La prima parola quindi che incontriamo prima di parlare del cielo è proprio universo. Universo è forse una parola che usiamo poco nella nostra lingua, perché noi qui oggi parliamo delle parole del cielo che entrano nella nostra lingua, però siamo partiti da quello che abbiamo oggi. Allora, universo è una parola che viene dal latino, vertere, unus vertere, tutto insieme, tutto quanto, tutto quello che esiste. Allora, questo già ci fa capire che per esempio università si chiama così perché questa è la stupenda, non vorrei sembrare campanilista, ma la stupenda aula magna dell'Università di Padova, la mia, e con gli stemmi di tutti gli studenti eccellenti che ci sono stati dal 1200 e qualcosa, è perché teoricamente dovrebbero esserci tutte le discipline e tutti i saperi. Ovviamente è cosa che vabbè, porta a facili battute, soprattutto al giorno d'oggi. Però universale è l'esposizione di Parigi in questo bello e poco conosciuto quadro di Béraud che vede la Torre Eiffel all'esposizione universale, cosa che sì, c'è stata anche l'Expo in Cina, si fanno da sempre nei paesi in grande sviluppo e hanno ovviamente una ha avuto una valenza diversa. Qui eravamo alla fine della prima guerra, della prima, scusate, rivoluzione industriale e la gente si spostava per andare a vedere le novità del progresso. Universale è anche banalmente la spina che ci portiamo quando andiamo negli Stati Uniti piuttosto che a Hong Kong, ma basta andare in Slovenia o in Francia e già le spine dei di questo PC, per esempio, non funzionano. Abbiamo avuto un grande vantaggio. Dal 1975, quando il primo satellite astronomico è andato oltre l'atmosfera, abbiamo visto qualcosa che i nostri antenati non avevano mai visto dall'inizio dell'umanità. Quindi noi siamo incredibilmente fortunati e molto più avanti ve ne darò una dimostrazione eclatante. Bene, abbiamo visto galassie, abbiamo visto stelle formarsi, stelle esplodere, vediamo stelle e galassie in tutti i loro colori. E questo è importante perché non viene più bloccata alcuna radiazione. Quindi, per esempio, le stelle fredde, che non si vedono dagli osservatori perché sono fredde, si vedono benissimo da sopra perché da sopra si vede l'infrarosso, quindi abbiamo potuto studiare le stelle fredde. Dopo parleremo magari se volete di cosa serve studiare le stelle, però assumiamo che serva per il momento fino alla fine della conferenza. In compenso qualcosa abbiamo perso, perché facciamo una vita sicura, però sempre più illuminata, sempre più condizionata, viviamo praticamente a 20 gradi e siamo arrivati all'assurdo che se fuori al 1° novembre ci sono 21 gradi come oggi, ho sentito parecchia gente
diciamo, noi che veniamo dal Veneto siamo partiti con la nebbia, eravamo ben contenti, ma abbiamo sentito gente che diceva: ma si può con questo caldo il primo di novembre? Perché noi dobbiamo vivere ormai a 20 gradi e perennemente al sereno. E questo ha dei segni più, però da queste fotografie, per esempio, quanta energia viene sprecata. E l'illuminazione è energia e la produzione di energia costa e non solo costa, ma è anche, diciamo, importante dal punto di vista ecologico. Questo è uno dei motivi per cui non si possono più mettere osservatori astronomici in Europa, perché sarebbero accecati. Vedete che c'è qualcosa di buio in Sardegna. La nostra amata Valle Padana è praticamente un tubo al neon di notte, come vedete. Fa abbastanza impressione, insomma. Se vedete Roma e Napoli, guardate il triangolo, per esempio, della Ruhr in alto. L'Inghilterra, poi, voglio dire, uno potrebbe non mettersi le lampadine in casa a questo punto. Tanto ci sono quelle di fuori. Le stelle non sono milioni di milioni quelle visibili a occhio nudo, come dice la pubblicità di un noto salamino industriale. Ma a seconda dell'occhio e a seconda del posto sulla Terra in cui sono, ne vedo da 2 a 4.000. In realtà ormai da una piazza di una città, questa credo che non vi sia del tutto estranea, almeno ai genovesi, non se ne vedono più di 7-8. Ieri sera, andando a mangiare qualcosa, passando per Piazza dei Ferrari, ci siamo fermati un attimo, si vedeva solo Giove. Okay? Se voi chiedete alla signora, vostro sindaco, di spegnere in una notte serena le luci in Piazza dei Ferrari, vedrete, e anche zone limitrofe, che in genere rognano giustamente per problemi di sicurezza i sindaci, vedrete che riappaiono qualche centinaio di stelle, potreste farlo. Quello che abbiamo perso, quindi, è il cielo. Non vediamo più questo bel cielo e ho messo questa immagine, che non è la migliore immagine di cielo che uno possa avere, per ricordare una cosa che molto spesso su questi discorsi di ecologia, progresso eccessivo, eccetera, si perde. Ovvero sia che il cielo è metà esatto dell'ambiente in cui viviamo. E quindi, privandoci della visione del cielo, ci priviamo di metà del nostro ambiente naturale. E allora non sto parlando di inquinamento, polmoni, eccetera, sto parlando, probabilmente non è il mio mestiere, di cervello. Comunque sia, non è più un incontro come era per i miei nonni, o per i, ci sono molte persone molto più giovani di me in sala, vostri bisnonni, un incontro quotidiano. E forse anche un po' meditativo. Il vero motivo, però, per cui il cielo l'abbiamo perso, non è tanto, a mio particolare vedere, il fatto che esiste l'inquinamento luminoso. Questo, a parte che la parola inquinamento mi fa venire in mente i polmoni, non mi piace, però insomma queste sono opinioni personali. Ma è soprattutto il fatto che il cielo è uno strumento eccezionale che i nostri antenati hanno sempre utilizzato. Perché in cielo, sia al dì che alla notte, noi possiamo leggere l'ora guardando il sole o le stelle. E lo facevano. I cacciatori lo fanno ancora, i contrabbandieri, che sono tutti disoccupati da quando c'è l'Europa Unita, lì in Svizzera si può andare con camion tir di euro, lo sapevano fare. I contadini, agricoltori, che non esistono più o quantomeno poco, diciamo, nel senso che nel 1950 erano il 51% della popolazione, sanno usare il cielo. Come i parroci, perché la liturgia è fondata sul cielo. Non lo usiamo come calendario,
Non sappiamo da quanto è alto il cielo su Genova, sapere che stagione è, lo sappiamo dal meteo, da come siamo vestiti. E non sappiamo che stagione è guardando le stelle. Proverbi non li sa più nessuno. Non sappiamo più utilizzarlo come bussola, cosa che mi permetto di dire in una città di mare è fondamentale. Forse il cielo non lo conosciamo più perché non lo usiamo più. Non sappiamo neanche le cose più semplici. Ovvero sia che il cielo ci gira attorno. E se teniamo aperta la macchina fotografica, abbiamo le tracce delle stelle. Qualche stella sorge e tramonta, qualche stella invece sta sempre sopra l'orizzonte. La stella polare in questo caso è in alto da questa parte. Ed è proprio dal fatto che gira continuamente che noi possiamo utilizzarlo come orologio, come calendario e come bussola e vediamo brevemente adesso come e perché. Però c'è anche un cielo dell'immaginario, perché in cielo noi abbiamo sempre messo gli dei dell'Olimpo, eccoli qua, tutti assieme, in questa bellissima volta affrescata. Il cielo è il cielo dei presagi. Questi sono, forse qualcuno di voi li ha visti, i bellissimi Re Magi di Ravenna, una delle prime rappresentazioni, in cui c'è la stella, perché la cometa appare, grosso modo, vabbè, c'è l'Unicum di Giotto nel 1303 per la Cappella della Scrofa, chiamata così gli Scrovegni di Padova, poi comincia a essere 1400. I bellissimi Re Magi vanno, come dice Matteo, dietro alla stella, ma se uno va a vedere il testo greco e anticipa una parola, trova Aster. E da lì c'è tutta la questione della stella di Natale, che magari farà parte di una conferenza natalizia, perché Aster, come vedremo, vuol dire anche un'altra cosa. Però in cielo, ahimè, da sempre, siccome abbiamo, non io e neanche voi, ma in genere la coscienza sporca, abbiamo messo sempre anche i castighi, quindi dei, presagi, castighi, il futuro, perché la nostra esistenza è sì, quella sì, è precaria sul serio. Il rapporto fra uomo e cielo, d'altronde, è un rapporto che risale alle origini. Questa, dicono gli antropologi, questo è un graffito messicano. È una delle prime rappresentazioni del cielo. Il vortice sarebbe l'universo inteso, quello che si vede con gli occhi, inteso, e loro quindi sì, gli olomino qui con queste strane antenne, non oso dire altro, con le mani messe così, no? Con le cinque dita come fanno spesso i bambini di papà e mamma. All'asilo ti portano a casa questi disegni con le cinque dita per vedere che papà e mamma hanno le cinque dita aperte. E sia la rotazione apparente del cielo. Quindi adesso, nella mezz'ora che segue, io ho bisogno assolutamente del vostro aiuto perché dobbiamo fare un viaggio all'indietro.
dobbiamo fare una lunga strada come questa, un po' accidentata, che ci porta come questa nell'azzurro del cielo. Dobbiamo tornare a quando, come per millenni è stato, non esisteva lo strumento per guardare il cielo. Questo è il cannocchiale di Galileo Galilei, che è tornato a Padova il 10 gennaio 2010. Perché il 10 gennaio 1610 Galileo Galilei osservava Giove da vicino, che è stato a Padova, vicino alla Basilica del Santo. E questa è la commovente pagina in cui Galileo fa vedere prima come vede i satelliti una notte, poi come li vede un'altra notte e poi come li vede un'altra notte ancora. Le tre notti. Questa pagina, che è conservata a Firenze, per fortuna è una delle poche cose che non sono andate via dall'Italia, è considerata la pagina più importante di storia della scienza. Perché su questi tre schizzi, Galileo, questo dagli studiosi di storia della scienza, su questi tre schizzi, Galileo Galilei capisce questi girano attorno a Giove e così noi giriamo attorno al Sole. Proprio lui lo scrive, ha questo salto logico, non banale, ed è lui che lo dobbiamo tornare a quando bisognava capire com'era fatto l'universo solo con gli occhi. Possiamo farlo tutte le sere, basta andare anche in un piazzale non troppo illuminato. E allora vediamo intanto che cosa vuol dire cielo. Perché cielo è una parola, questa sì che usiamo. Cielo cosa vuol dire? Vuol dire incavato, cavo, vaso cavo, concavo. Perché? Perché se noi andiamo in campagna, al mare, in montagna, ci sentiamo avvolti, no? Dal cielo, avvolti. La butterfly. Puccini, se c'è qualche amante di opera come me, dice: sotto il gran ponte del cielo non c'è donna di me più felice, mentre Pinkerton in realtà si sapeva che faceva il furbastro, diciamo così, perché siamo in pubblico, no? Ma dà l'idea del gran ponte del cielo. Tant'è vero che celiaco, che è una malattia che adesso finalmente è riconosciuta, non deriva dal cielo, ma ha la stessa radice perché celiaco è l'intestino che è fatto di molte cavità. Forse non tutti hanno pensato che celeste, che viene proprio dal cielo, è il colore del cielo. Io ho fatto una mia personale inchiesta, il 50% ci ha pensato, il 50% no. Ci sarebbe interessante sapere qui chi ha pensato che celeste è il colore del cielo. Ma c'è anche celestiale. E celestiale ci porta al cielo. E nel cielo chi ritroviamo? Nella nostra cultura ritroviamo Domine Dio, gli angeli, no? E ritroviamo anche una musica celestiale, no? Perché è qualcosa che ci porta oltre la virgolette, miseria della nostra vita quotidiana. Quindi cielo celeste, celestiale, ma anche il nome Celestino, vengono proprio da cielo. Volesse il cielo e via discorrendo, non entriamo neanche sui detti che riguardano il cielo, perché abbiamo preso l'impegno di stare qui un'oretta. Più facilmente che universo, si utilizza
per il cielo che si vede con gli occhi, scusate, la parola cosmo. Cosmo, che viene dal greco cosmo, ed è ordine, cosa ordinata, ma anche bellezza. E quindi il cosmo ci dà l'idea di come gli antichi vedevano il cielo, come perfettamente ordinato, e quindi vedevano il cielo dell'armonia, che poi non gli tornava perché c'era anche un cielo del caos che vedremo più avanti. Le stelle si muovevano, c'era l'alba, c'era il tramonto, sorgeva la luna, poi andava via, poi sorgevano le stelle, poi c'erano le stagioni, no? Allora c'erano ancora anche le mezze stagioni. Questa famosa stampa, che sembra una stampa cinquecentesca, è in realtà una stampa fatta nel 800, per un famoso libro di Camille Flammarion, che è un famoso divulgatore di fine secolo, e fa vedere proprio quest'idea, cioè l'uomo, dove c'è la Campania, finta cinquecentesca, uno dei grandi luminari cosiddetti che è il Sole, l'altro grande luminare vicino, che adesso ho coperto con la scritta, ma lo vedete qui, che è la Luna, che ovviamente mai si metteranno così, e c'è l'uomo curioso e sapiente, eccetera, che riesce a vedere dietro tutte le macchine del cosmo, no? Perché il cosmo è fatto a sfere, come tanto una matriosca, e quindi dietro ci sono delle macchine. La trama era che funzionavano queste macchine. Una cosa poco detta è che il modello di Galileo, che era quello giusto, funzionava peggio nelle previsioni per i primi 10-15 anni, fino a che non l'hanno raffinato, del modello non galileiano. Questo viene poco detto, perché bisogna. Cosmetico viene da cosmo. Ornamento e bellezza. Perché? Perché si cercava, non cosmetico, nel cielo la bellezza e l'ordine. In cielo, quindi, quello che vediamo è la parola astro, parola, ci sono tanti astri, parola poco usata, direi, forse in qualche poesia, forse in qualche canzone, però è difficile che noi diciamo astri. Astri poi viene dal sanscrito e dal latino, e aster, astrum dal greco aster, e dal sanscrito, una lingua madre di tutte le lingue successive, come appunto greco e latino, stara, radice che è rimasta in starna, sterna e altre parole che indicano anche oggi stella. C'è un'addizione poco usata di astro che ci dice che è anche un fenomeno celeste. Tutto quello che succede in cielo, e difatti i re magi, quello che vedono non è una stella, tantomeno una cometa, ma probabilmente l'incontro di tre pianeti, perché partono mesi prima. Comunque lasciamo stare la stella di Natale, perché non siamo appena usciti dalla Quaresima. Va bene, allora. Da astro ci sono gli astronomi come me, perché l'Italia, diciamo, ci tollera anche gli astronomi, che sono coloro che studiano, e in realtà la parola propriamente vuol dire che nomina le stelle. Anche qui c'è, nomina nel senso di dà un nome, anche qui c'è un significato profondo. Perché studiare le stelle, questo è un famoso quadro cannocchiale, questo astronomo non ha il cannocchiale, mette la mano un po' come un guaritore su una sfera celeste in cui ci sono le costellazioni. Perché il compito principale dell'astronomo era dare un nome alle stelle, poi quando ci sarà il cannocchiale sarà contarle e dire dove sono, fino agli inizi del secolo scorso, fino al 1900. Era un lavoro noiosissimo, di una noia esasperante. Mentre l'astrofisico è una figura che appare a fine 800 perché fa la fisica degli astri.
Io non dovrei parlarne, però apro una parentesi brevissima per dire che l'astronomo oggi è un astrofisico, cioè noi, io sono un astrofisico, facciamo la fisica nel laboratorio più grande che esista, dove ci sono le masse, le energie, i fenomeni maggiori e i fenomeni più violenti. Allora, lo stesso motivo per cui si prende uno punto e la si fa andare 80 all'ora contro un muro di cemento con dentro un manichino, è importante provare le mie teorie, che sono le stesse che accendono le lampadine, che fanno andare i raggi X, che fanno la PET, che muovono i treni, eccetera, in condizioni estreme. Il famoso LHC che è qui vicino, Genova, Ginevra, eccetera, e che è costato 8 miliardi di euro, altro che 300 milioni delle fotografie, sviluppa energie incredibili, eccetera, che a noi astrofisici fanno un baffo perché è roba da ridere rispetto alle energie che vengono sviluppate in un'esplosione cosmica, d'accordo? Chiusa questa parentesi, forse non pensiamo spesso che quando diciamo, purtroppo mi dispiace mettere questa slide adesso che qui vicino è successo un vero e proprio disastro, ma non era previsto, quando diciamo disastro, diciamo che ci siamo messi contro dis gli astri. Gli astri ci avevano detto qualcosa. Non sto facendo l'astrologo, sto dicendo quello che pensavano i nostri progenitori. Ci hanno detto qualcosa, ci hanno mandato dei presagi, c'erano degli asterismi, delle configurazioni che non abbiamo saputo leggere, siamo andati dis contro gli astri ed è successo il disastro. E quando una conferenza è noiosa, oppure quando c'è tanta confusione, oppure quando vado a cena da uno che insomma non mi è proprio tanto simpatico, diciamo così, io magari mi astraggo. Oppure se uno fa un discorso che si arrampica per gli specchi, cerca tutte le scuse per aver ragione o per dirmi che quella roba lì fa un discorso un po' astruso, no? Perché significa sempre portarsi al livello degli astri, io non sono. Ecco. Questo Monaco probabilmente si sa astrarre assai meglio di noi. E poi c'è l'astrologo, che oggi come oggi è uno che fa un pozzo di soldi dicendo che domani troverò amorosa e guadagnerò in borsa, oppure che domani è meglio che stia a casa, eccetera, eccetera. Ma una volta era una figura nobile che consigliava i re perché sapeva leggere e sempre chi è amante dell'opera sa che ping pong e panghi, tre astrologi di corte della Turandot, se sbagliavano astrologare, rischiavano la testa. Perché tuttora l'ultimo astronomo reale che è rimasto è quello della regina Elisabetta, che è un titolo molto ambiguo perché è di un collega molto bravo, è un titolo molto ambito perché oltre, va bene, sappiamo che gli inglesi, no, poi ecco, si dice anche che Genova è la città più inglese d'Italia, no? Queste cose ci tengono, ma anche ha un appannaggio reale, cioè oltre allo stipendio ha, mi pare, 200.000 sterline per fare un tubo poi alla fine, perché la regina Elisabetta oggi ha la London School of Economics che gli dice dove mettere i quattrini. E quindi è un titolo molto ambito anche per quello, perché sono regalati. Ecco, però è invitato alle cerimonie di corte, parla, eccetera, eccetera. Ecco, una volta tu sbagliavi
a dire sì, andiamo in battaglia, il re perdeva in battaglia perché era un po' l'astro, quell'altro era più bravo, tornava a casa e gli tagliava la testa. Oggi si limitano a darci uno stipendio da fame. Allora, questo qui fa vedere come è uno scontrino del mio panettiere. Voi sapete che il pane padovano, noi abbiamo la mania del pane, è molto buono, pane padovano, pane ferrarese. È uno dei ultimi fornai padovani, io un giorno arrivo lì, vado tutti i giorni o quasi, e dico però non ho i soldi a pagare, non importa, non importa, dico guarda io mi dimentico, purtroppo è così. Adene, allora segno sullo scontrino che è tuo. Allora siccome due giorni prima era andato nella famosa emittente Rai 3 Veneto a parlare dell'eclissi di Luna e lui mi aveva visto, da quel momento sono ovviamente sempre che so della Luna, ma non ha messo il mio cognome, che è anche un po' difficile, ma ha messo astrologo dottore. Quindi vedete che nella mentalità corrente c'è ancora questo, no? Come in Veneto, non so se c'è in genovese, si dice, la dico in italiano, quello è un tipo un po' strano perché è un po' matematico. D'altronde nel libretto del festival c'era una descrizione buffa per invogliare la gente a venire, no? Quando voi andate in un posto, mangiate anche decentemente, però pensate di spendere, non so, 35 euro, me ne portano 70, dopo dice, ma ha mandato un conto astronomico. Perché? Perché l'astronomia è da sempre una scienza che fa calcoli spaventosi. La posizione della Luna richiede adesso, diciamo, due secondi di calcolatore, ma una volta chiedeva centinaia e centinaia di ore di calcolatori umani. Per scoprire Plutone, un ricco americano che adesso è stato declassato, ha assunto 322 calcolatori. Ma no, come si chiamano, PC o super, 323 persone. 322, sbaglio sempre. Questo è nel sito il quesito di ieri. Voi siete sicuri di sapere veramente il vostro oroscopo? Non sto facendo pubblicità a Branco oppure a quello lì che... Non so quale seguite voi, diciamocelo francamente. Allora, ma sto dicendo che oroscopo è ora scopo, guardo l'ora di nascita. E questo è talmente evidente in questa stampa, un po' étonnant forse rispetto alla nostra sensibilità, in cui una donna sta per partorire, la levatrice sta facendo la levatrice e l'astrologo sta guardando qual è la posizione in cielo delle stelle per capire qual è il tema natale del bambino. Quindi quando vedete oroscopo, non è oroscopo. Quella cosa che c'è scritto oroscopo, domani trovi una fidanzata, compro una roba o un fidanzato, a seconda dei gusti, e compro un biglietto della lotteria, non è l'oroscopo. Quella è divinazione, come leggere le mani. Ma passiamo agli astri che dominano la nostra vita. Durante il dì, quella che domina la nostra vita, il dì è la parte illuminata del giorno, è chiaramente il sole. Sole che ne fa la nostra attitudine. Questa bruttissima slide è però estremamente, è una slide parlante. I nostri ragazzi, è stata fatta questa indagine in provincia di Padova e Venezia a distanza di 15 anni. I nostri ragazzi delle elementari, quindi fra i 6 e i 10 anni, non hanno più la percezione che per la vita che fanno, che va benissimo così, non hanno più la percezione che la posizione del sole cambia durante l'anno.
E questa è una slide brutta ma estremamente eloquente, nel senso che vediamo che cosa fa il Sole, sorge verso est, non a est come c'è scritto nei libri di scuola, verso est, in un punto diverso ogni giorno, sì, proprio così. Lo so, mi spiace, è così. Dopo glielo spiego. Arriva a un punto che è il mezzogiorno, mezzodì sarebbe meglio dire astronomico, che non coincide mai col mezzogiorno alle nostre latitudini di questo, perché c'è l'ora fatta a fette come il panettone dalla civiltà industriale, e poi cala e tramonta verso ovest, non a ovest. Ogni giorno cresce in un punto diverso. Arriva in un punto, culmina, si dice, in un punto diverso e tramonta in un punto diverso. Con questa slide lo conosciamo, lo capiamo bene. È brutta, ma ce lo fa capire. Quest'altra, invece, slide, dovete avere la pazienza di immaginarla perché è fatta con un obiettivo di quelli che prendono 360 gradi. È una camera a 360 gradi. Quindi non è una foto, diciamo, da cui si possa capire dove nasce, dove cade. Ecco, sì, si può capire, ma insomma ci fa vedere come il 21 dicembre è il più basso possibile. Equinozio, solstizio d'estate. Questi sono i percorsi, tre percorsi, no? Quindi, cosa vuole questo ebete qua? Scusate. E ho dato una pacca, verrò bacchettato per questo, ma purtroppo qui c'è sotto di me c'è una quantità di fili pari a una canestro di serpenti. Allora, facciamo andare il sole per un anno, non preoccupatevi, non stiamo qui un anno. Se noi riprendiamo il Sole per un anno, vediamo che il Sole, questo dipende dalla latitudine in cui siamo, fa una strana figura che troviamo nei pavimenti di molte basiliche, per esempio Santa Maria degli Angeli a Roma, San Petronio a Bologna, lo troviamo a Firenze. Si chiama Analemma ed è la figura che fa il sole fra il minimo e il massimo nel nostro cielo. E addirittura da questa figura, come l'abbiamo vista, potremmo capire dove eravamo. Ma sole, che cosa vuol dire? Sole, che viene dal sanscrito svar, solem in latino molto banalmente, svar vuol dire, ha la radice di risplendere, non luccicare, risplendere, proprio risplendere. Quindi quando noi diciamo è una giornata splendida, diciamo una cosiddetta tautologia, diciamo due volte la stessa cosa. Il Sole è inutile che dica che è stato spesso una divinità, lo è stato nell'antico Egitto, lo è stato in tantissime civiltà. Questo è il bellissimo, la bellissima statua del dio Mitra che uccide il toro. Mitra era una divinità che in pratica è stata soppiantata nell'antica Roma dal cristianesimo. Anzi, il 25 dicembre era la festa del Dio Mitra, perché il 25 dicembre è il primo giorno, questa è una cosa che potete osservare il prossimo 25 dicembre, in cui si percepisce che il sole sta risalendo perché le giornate si percepisce che sono un attimo più lunghe. E difatti era la festa del Dio Mitra che è stata ricoperta dal Natale. Il sole è in alcune culture un sole giovane, bello, splendente,
benigno, qui sembra una specie di re sole, d'accordo, e in altre culture, dove è particolarmente caldo, peraltro, questi credo che siano Inca, comunque Messico, è un sole, vedete che insomma io non vorrei trovarlo per la strada, questo qua. Il sole cosa fa? Sorge e quindi l'alba è il momento, viene dal latino alba che vuol dire bianca, il momento in cui biancheggia, che è un momento prima dell'aurora, che è messa qui a confronto, in cui in tutto il cielo diventa color aurum, color dell'oro. Ma il sole, ecco questo. Diciamo, in Germania non ci sarebbero mai dei cartelli del genere, no? Il nostro paese è bello, però qualcosetta si potrebbe evitare. Allora, quando il sole sorge, da Orior, sorge verso Oriente, sale. E Oriente, da Oriente viene orientamento. Perché? Perché il mio mondo è fatto a 360 gradi, a parte la Napoli Salerno, è fatto a 360 gradi. E quindi io cosa devo fare? Devo fissare un punto e devo dire a destra o a sinistra, e quanto a destra o a sinistra. E quindi fisso l'Oriente, qual è la cosa più semplice che posso fare? Dove sorge il sole? E orientamento significa appunto trovare il posto dove sorge il sole. È ovvio che c'è anche l'orientamento professionale, l'orientamento nella vita, eccetera, poi la parola viene traslata. Però ha dentro il sorgere del sole. Così il tramonto, che ha un'etimologia che non riporto perché io pensavo che fossero, bisticciassero molto i senesi quando si trattava del palio, finché non ho conosciuto gli etimologi, quelli che trovano l'etimologia, perché non è condivisa tra i monti. Che a me verrebbe in mente e a molti è venuto in mente, non è condivisa, quindi non ve la dico, cioè dicendovela non ve lo dico. Ma è anche occidere, parola che oggi nessuno userebbe. Ci vediamo dove, a quando ci vediamo? All'occaso, cos'è un locale? Cioè, no, ecco. Però occidere ha dentro occidente, e occidente sì, lo usiamo. Le nazioni occidentali e sono le nazioni del sole che cade. Apro una piccola parentesi molto italiana. Nella letteratura, in qualche poesia, tipo proprio Pascoli, Carducci, quelle con tutto rispetto per questi grandi poeti un pochettino campagnole e noiose, si dice spesso. Spesso che le ore dell'inverno sono le più lunghe. E allora la maestra, piuttosto che la professoressa o il professore, eccetera, ci dicono perché non c'era la televisione, perché non c'era come si chiama quello che hanno i ragazzi, la PlayStation, la Wii, eccetera, eccetera. E si stava dietro il focolare a fare filò, eccetera, eccetera. È vero, è tutto vero. Non c'era la televisione, non c'era internet, non c'erano i tablet, eccetera, eccetera. Ma le ore della notte erano veramente più lunghe in Italia fino a quasi il Rinascimento. Perché? Perché le ore italiche, cosiddette, dividevano il giorno in 24 ore, e questo va bene. Ma dividevano il dì, la parte del giorno, e la notte in 12 ore e 12 ore. Quindi, siccome questa parte, come abbiamo visto da quella diapositiva che io ho detto brutta, cambia perché al 21 di dicembre la parte illuminata del giorno è
corta, se io la divido per 12, le ore vengono piccole, se divido per 12 la parte non illuminata, le ore della notte sono. E quando sono le 24, nelle ore italiche sono mezz'ora dopo il tramonto. E quindi un'etimologia, anche questa molto contrastata, e quindi io non vi dico cosa succede. Sente il contadino il vespro, vede il sole sull'orizzonte e va quindi a casa con i suoi arnesi. Andando a casa con i suoi arnesi, essendo tramonto, c'ha il sole sugli occhi e quindi si copre col cappello sulle 23. Perché le 24 sono subito dopo il tramonto. E così quando si leva il sole e oriente, quando si pone il sole, cade e ponente. Quindi vedete quanto sole c'è nelle nostre parole. Ce n'è molto anche in parole insospettabili. Il solleone è quando il sole entrava, per la verità, nella costellazione del leone, che è tipicamente tra luglio e agosto. E è una canicola, come hanno queste povere signore, abbastanza allegre lo stesso, nonostante sudino, perché c'è la canicola, e quando il sole e le stelle della costellazione dei cani sorgono assieme e tramontano assieme, che è dal 24 luglio al 26 agosto, giorno più, giorno meno. E la eliografia, che non si fa più, è perché si usa Helios, la luce del sole. Si usava, perché oggi, eliografia, ammesso che ce ne siano ancora, che adesso si chiamano copisterie o cose del genere, usano macchine. Però questa è in assoluto la prima eliografia fatta, che è considerata anche la prima fotografia, perché photos vuol dire anch'esso, bene, luce. È una foto di Dupré del 1800, non mi ricordo, 98, no, il quadro nel 98, è 1800 e qualcosa, fine secolo, e sono i tetti di Parigi. Qui non c'è macchina fotografica, è solo il sole che passa attraverso un buchino e va su un pezzo di vetro su cui è stata spalmata della gelatina fotosensibile. Ok? Da qui alla macchina fotografica che sta usando la ragazza qui o che abbiamo tutti qui ormai, con fotografie che poi non scarichiamo mai, non facciamo mai stampare, perché così è, nel passato però è sempre Helios che ci dà la possibilità di vederci. L'altro astro che contende e che da sempre, tant'è vero che viene chiamato luminare, perché dà luce, è la luna, in particolare questa bellissima luna invernale che spesso è blu, forse da qui la vedete perché quando viene vento da nord sul mare si vede spesso blu. La luna è particolarmente importante. La sua etimologia è semplice, dal latino lux, colei che riluce. Riluce nella notte. E addirittura i latini avevano due lune, una luna e un lunus, a seconda del parlante. La luna era yin e il lunus era yang, cioè i gladiatori dicevano lunus. E gli altri senatori dicevano che allora erano pochi, e dicevano luna. Allora, qui c'è un problema grosso perché la luna, il sole ci dà l'anno quando ritorna nella posizione in cui era, l'abbiamo visto tot tempo prima, a sorgere, è passato un anno. La luna fa ogni sera 30 gradi. 30 gradi sono tanto così. Questa sera è lì dov'è il microfono, domani sera è qui dov'è il mio mignolo sinistro, domani sera
e qui dov'è il mio omino sinistro, dopodomani e qui dov'è il mio omino sinistro. Viaggia la Luna. In 28 giorni fa un ciclo completo, anzi per 7 non c'è, addirittura. Se voi chiedete a una persona qualunque quando si vede la Luna, così di brutto, risponde di notte, non è vero. Per 7 giorni non si vede. Per 7 giorni, più 7 giorni si vede di notte, poi 7 giorni si vede anche di giorno, e fa 28. La Luna è lo strumento calendariale per eccellenza. E la Luna è quella che ci crea i guai col calendario, perché un numero di lune attuali non sta dentro un anno solare. Per cui il calendario Maya famigerato, quello per cui, vabbè che probabilmente l'abbiamo scampata bella l'altro giorno che il pastore protestante aveva detto che il 21 ottobre veniva la fine del mondo, sarebbe la sesta. Noi avremo a fine 2012 lo stress da fine del mondo, perché da gennaio ne hanno messe 6, la prossima è l'11 novembre, tenetevi pronto. Sì, il 31 gennaio 2012, perché ci saremo finalmente liberati dei Maya, del loro calendario fallace fatto sulla Luna, perché tutti i calendari, voi sapete anche quello dell'Egira musulmana fatto sulla Luna, moltissimi calendari sono fatti sulla Luna, e sono calendari complessi, perché la Luna è un oggetto molto complesso. E il nostro calendario di fatto deve essere corretto continuamente perché fra luna e sole, cioè fra mese ed anno, non c'è possibilità di avere un numero esatto. Non sono perfettamente divisibili. Non possiamo stare qui fino a domani a parlare di tutto quello che riguarda la luna. Una cosa curiosa che ho scoperto proprio preparando questa piccola chiacchierata è che sono tuttora presenti in Germania due parole che io non so il tedesco, quindi spero che qualcuno qui non lo sappia bene, perché io dico Laune e Lubisch, che vuol dire capriccioso e incostante. Perché? Perché la Luna ha con il suo, qui stiamo facendo passare un anno, quindi 13 lune circa, e una forte influenza sugli uomini e anche le donne, come vedremo. Abbiamo tipi stralunati, abbiamo tipi lunatici, e questa che vediamo è un bellissimo esempio della propaganda antifemminile di fine Settecento. Sì, no, è bella questa qui, cioè, no, non è bella perché io sono di questa opinione, ma perché è più chiara di così? Allora, la Luna fa ammattire tutte queste che il compianto Mike Bongiorno chiamava massaie, che non so, cioè, esistevano nel Settecento. Allora, vedete, è una parte, probabilmente qualcuno di voi aveva trovato altri a fine Settecento, c'erano componimenti sul fatto che la donna era un disastro, eccetera. È una società in crisi, abbastanza simile alla nostra, in particolare per noi era la fine della Repubblica Veneta e non si sposava più nessuno praticamente. Però uno può essere anche avere la luna storta. Ce ne sono infiniti di detti sulla luna, così come infiniti e da sempre ci sono stati. Gli abitanti della Luna, abitanti della Luna e del Sole, si trovano per la prima volta in una bellissima storia vera di Luciano, uno scrittore ellenistico del 400 d.C., che immagina guerre fra gli abitanti del Sole e della Luna. Quindi c'è nel nostro immaginario che ci sia un altro da noi. Questo è uno dei famosi. Chi alla mia età qualcuno ne ha visto, ci sono anche nei mercatini, se no, calendari che regalavano i barbieri, che erano sempre un po' osè per l'epoca, adesso questa roba che danno negli asili. La cosa divertente, se vedete, è che i due robottini, per l'epoca era scandaloso, cioè i maschi si mettevano in tasca e ne facevano vedere.
E i due robottini sembrano quelli di Obi-Wan Kenobi, se notate, è curioso. Infiniti i viaggi sulla Luna, questi sono i fratelli Méliès, primo film sulla Luna. Sulla Luna sono andate, c'è un bellissimo romanzo, la prima donna che andò sulla Luna, un romanzo ottocentesco stranissimo, qualcuno ci mandò una donna, ma ci va anche Pulcinella con un po' la scala di Giobbe, diciamo così, quella biblica. E a fine Ottocento un famoso scandalo giornalistico, nel senso che non scrivono boiati i giornali solo ora, ma inventano che un famoso astronomo, Herschel, grandissimo astronomo, siccome andrò a fare un viaggio in Australia, allora non è che si prende l'aereo e ci si arriva dopo 24 ore, ci volevano mesi, avevo in Australia scoperto con un telescopio speciale che c'erano abitanti della Luna che erano fatti così, vedete. C'è l'abitante femmina col piccolo lunatico, c'è questo che ha le ali pronte per sparire, ci sono due orsi che vanno come per andare in osteria. Insomma, c'è tutta e sono andati avanti un mese e mezzo e su un giornale importante americano, un giornale tipo New York Times, insomma, di oggi. Luna e Sole che sono talmente importanti che da sempre vengono accoppiati e vengono accoppiati i fatti essenziali della nostra vita. Questa è una bellissima riproduzione quattrocentesca che la dice lunga. Attenzione che a differenza di quello forse noi potremmo nella nostra cultura pensare, la Luna è femminile e il Sole è maschile non in tutte le. Per esempio, basta andare in Germania sopra la Baviera e la Luna è maschile e il Sole è femminile. E in molte civiltà dell'Africa, uno si aspetterebbe il Sole fortissimo in Africa, in molte civiltà dell'Africa il Sole è femminile. Okay? Quindi questo è molto relato alla cultura e questo in particolare a una cultura europea. Dovete pensare che l'Europa, credo, fosse in quel tempo 50 milioni, tanti quanti siamo oggi in Italia. Sono correlate e con esse entriamo dal cielo dell'armonia al cielo del caos, che lasciamo subito perché ogni tanto un drago mangia il sole. È quello che pensano le civiltà non sviluppate. Delle eclissi. Si basano anche l'importanza delle civiltà da come riescono a prevedere le eclissi. Eclissi vuol dire mancanza e la parola dice già quanto grave sia stato considerato nel tempo il fenomeno. Questa è un'eclissi di sole del 2009, presa dalla persona che vedete in basso a destra. Provate a vederla non con gli occhi di persone che hanno in mano un cellulare e sono in una comoda sala di proiezione. Che sembra un po' un rifugio antiaereo per la verità, ma con gli occhi di chi può morire a 20 anni perché si è rotto un braccio o per una carie, o per un raffreddore, o perché viene mangiato da una bestia, oppure da un serpente. Fa un po' impressione l'eclissi. Ma passiamo a qualcosa di molto più bello, alle nostre stelle. Queste sono le stelle mie preferite, sono le Pleiadi cantate da Safo. Si vedono bene. Stella, che è Star, Stern, viene difatti da Sterula. Sono le sparse, le diffuse, difatti sono per tutto il cielo, nella volta celeste, nel cielo, in questa sfera cava,
sono sparse, disperse le stelle. E allora nel cielo dell'armonia, che è quello di Aristotele, che poi il nostro Galileo farà a pezzi, con quel pezzo di carta lì che abbiamo visto, ci sono i sette cieli. E l'ultimo è il cielo delle stelle fisse. Oltre il cielo delle stelle fisse c'è quello di Domine Dio, l'Empireo. Perché la cristianità scaccia Giove, i presagi, tutto. Sant'Agostino addirittura condanna i re magi in quanto astrologi, questa è una cosa poco nota. E i re magi sono abbastanza controversi per i cattolici perché sono condannati senza pietà cristiana da Sant'Agostino, in quanto Sant'Agostino deve fare piazza pulita del problema del fatto che il nostro destino è prefigurato, perché deve ribadire il libero arbitrio, che è un punto fondamentale della dottrina cattolica, e quindi fa pezzi anche i re magi. Nella cultura tedesca i nostri sono i Drei Heilige König, i tre re santi, non sono né santi, né cattolici né battezzati. Sono nella cattedrale di Colonia, perché i tedeschi ce li hanno fregati. Erano a Milano, non sono i re magi ovviamente, come Antenore che è a Padova, che non è Antenore, è uno che hanno trovato a un certo punto e l'hanno promosso Antenore. I re magi, non, sai, li hanno trovati così, questi sono i re magi, va bene. L'arcivescovo di Colonia, quando Federico fa pezzi a Milano, porta via i re magi, e i milanesi sono talmente arrabbiati che anche se vinti gli corrono dietro, tanto è vero che lui non torna in Germania per dritto, ma torna in Germania attraverso no, Coimbra, che è in Spagna, una città in Coira, scusi, grazie, e poi prende il battello e va su per il fiume fino a Colonia e lascia un pezzo di remancio. Se voi rifate quella strada, io l'ho rifatta per curiosità, trovate vari monasteri in cui c'è una reliquia dei remanci, perché si sdebitava così. E, no, non scherzo, è così. Cioè, le reliquie erano salvifiche, erano una roba importante, lui era l'arcivescovo, anche se era un guerriero, usava così a quel tempo. La prima cosa che fa il nostro Papa attuale quando va in Germania va a Colonia dai re magi. Guardate, è stranissimo. Comunque chiudiamola con i re magi, che sono una mia piccola mania senile. Allora, il firmamento, però oggi dite a un ragazzo, hai visto il firmamento? Sì, sono stato dal notaio, no? Però nella poesia si usa firmamento perché è il cielo delle stelle fisse ed è una parola estremamente carica di storia e di significato, perché tutta la dottrina aristotelica, e Aristotele non era propriamente una persona da buttare via. Ma le stelle sono messe in cielo e il cielo ne è costellato. Allora, lasciate perdere tutto quello che sapete sulle costellazioni, lasciate perdere il vostro oroscopo che avete letto stamattina. Torniamo un attimo a essere le persone che sono arrivati a 20 anni e mangiano radici e sfuggono ai leoni, eccetera, e dobbiamo orientarci in cielo. Cosa facciamo? Cerchiamo delle configurazioni che posso ritrovare anche domani sera, sera dopo sera, e queste sono le costellazioni. Questa che abbiamo messo qui l'ho messa apposta perché è la bellissima costellazione di Orione che incomincia adesso, la vedete questa notte, sarà sulle 24, la 24 la vedete, e più avanti che si va con l'inverno meglio è. Ed è bellissima. Sfido chiunque a vedere oggi in quelle bellissime stelle un guerriero con tutti quei capelli, i baffi, questo fa un po' invidia, che va con una legna terrificante in giro
ammazzare leoni, li scuoia con questo pugnale che ha e poi li vende, secondo me, perché fa così. Non si vedrebbe mai perché evidentemente è correlato alla cultura. La costellazione, dove i cinesi vedono un serpente, noi vediamo un'altra cosa. Stranamente l'orsa appare in moltissime culture, che vuol dire che orsi ce n'erano dappertutto. Mentre adesso l'unico che è entrato in Trentino l'hanno fatto secco. Poveretto. Entra i carri, oggi chi fosse un carro qua, ci sono i carrugi qui. Esattamente, ma chi andasse per la sopraelevata con un carro avrebbe il 118. Difatti, se voi fate questo bel esperimento che abbiamo fatto con una scuola di Treviso, portate i ragazzini, questi erano una terza elementare, fuori in un bel prato con i maestri, i genitori e tutto, separate i genitori perché sennò vi suggeriscono. E mettete i ragazzini in mezzo al prato e dice: quelle stelle lì, dopo gli offrite la pizza, se no non vengono perché oggi sono così. Quelle stelle lì cosa ti fanno venire in mente? Cosa ti fanno venire in mente? E vedete che effettivamente fanno tutte cose correlate alla nostra cultura. Una clessidra, figlio dell'orologiaio, la giostra, il figlio dell'automobilista, il figlio del postino. Il figlio delle cose, il figlio del parroco, ognuno senza offesa, vero? Spero che non ci siano pare. Da noi è un detto veneto e diciamo, noi siamo un po' di. Sì, sa, no. Ecco. L'ora, degli orologi, come vedete, questo è bellissimo orologio, intanto ha le ore italiche. No. Poi è il bellissimo orologio di Piazza San Marco. Vedete da come è fatto l'orologio che dell'ora non gliene importava niente a nessuno. Perché la sapevano calcolare sia di giorno che di notte guardando il cielo. Quello che importava invece era la fase della luna, perché quella non si può sapere se non si è nel posto giusto al momento giusto. E dove Sole era nello zodiaco, perché le costellazioni sono principalmente lo zodiaco è, se voi prendete quella figura che abbiamo visto prima comporsi, il Sole giorno dopo giorno è come se andasse in una fascia, no? Dove ci sono delle costellazioni che sono quasi tutte zoo. Zoo è animale, ha la vita, d'altronde animale significa che ha l'anima, non l'anima. Quella che diventa nera se fai i peccati, l'anima nel senso il soffio della vita. E quindi è importante sapere in quale costellazione siamo. Con un filo a piombo potete farlo, fatto da un sasso come questo pellegrino, e la stella polare si può sapere che ora è. Si tira il filo a piombo, lo metto sulla stella polare, a seconda il carro della stella polare va così, a seconda di dov'è, questa è una lancetta naturale. E quindi il nostro contadino, viandante, scusate, come orologio non aveva uno swatch, ma aveva un pezzo di corda, funzionava bene uguale. E in più non aveva la batteria. A guardare le stelle spesso c'è freddo e ci si assidera, si sta ad sidera. Sidus è una parola latina che vuole dire stella. In italiano esiste anche sido, ma non viene usato, però c'è nei vocabolari che vuol dire freddo intenso. Assiderare, come questo cagnotto simpatico, è perché stando esposti alle stelle, una volta, adesso io qua che c'è la rete, potrei farvi vedere l'osservatorio europeo che c'è in Cile, dove stanno a quest'ora osservando le stelle. Però
già quando ero studente io, c'erano queste cose che insomma c'era già comunque la luce elettrica e si pigliava un sacco di freddo a stare a osservare le stelle perché non c'era la trasmissione remota dell'immagine. Quando devo fare qualcosa, tipo mi conviene andare in pensione prima che non si usi più? Devo, oppure, l'amorosa, o non so come si dice in genovese, il fidanzato o la fidanzata mi ha detto o ci sposiamo o niente, devo considerare, stare considera, perché? Con le stelle, perché nelle stelle, vedete che stiamo componendo un Lego, nelle stelle ci sono sì gli dèi, eccetera, ma anche i presagi. Quindi è il futuro nelle stelle, quindi io considero. E ecco, colei che ci ha rovinati a tutti, in questo bellissimo Tiziano, desiderare essere tolto dallo spettacolo delle stelle. Come dice Seneca, le stelle sono così belle che se si vedessero da un unico punto nella Terra, gli uomini non cesserebbero di recarvisi continuamente. Quindi desiderare, io sono preso, portato fuori dallo spettacolo delle stelle e lo rivoglio, perfetto. Non so chi vuole questa, comunque tutti i gusti sono gusti. E perdere la tramontana, come spesso, ha un significato molto vario, che va da perdere l'orientamento, che sarebbe quello più giusto, ma nell'uso parlato anche perdere le staffe, come questo signore qui fa spesso. L'unica cosa che dà fastidio è che lui lo pagano. E noi quando ce l'abbiamo non ci paga nessuno. Allora, perdere la tramontana significa perdere la direzione. Tramontana, voi sapete meglio di me che è un vento, ma è anche il nome fino a fine 800 della stella polare. Se io perdo la tramontana, non riesco più a fare la rotta. Oggi c'è il GPS, schiaccio un bottone, trrr, e faccio la rotta, ce l'ho perfino sul telefonino. No? Però voi sapete, essendo una città di mare, questa che per fare il punto della nave, se finiscono le batterie del GPS e siete in alto mare, ci vuole le stelle, un orologio e un affare che si chiama sestante, che è sostanzialmente un utensile spannometrico, sapere quanto alta è sull'orizzonte quella stella e delle tavole che mi dicono quella stella lì che coordinate ha. Addirittura la regina d'Inghilterra mette un premio di 1 milione di sterline, che è una roba enorme, per chi calcolava le migliori tabelle delle stelle, non perché gli piacevano le stelle, ma perché perdeva un sacco di bastimenti. E la macchina alle differenze finite, che è poi il primo computer che non funzionò mai perché era meccanico, era stato fatto proprio perché per calcolare la posizione delle stelle bisogna fare dei conti astronomici, bisogna farne tantissimo, quindi con una macchina si va benissimo. Perdere la tramontana significa fare la rotta sbagliata. Oggi non è un granché, però dalla parte nostra c'erano i pirati dalmati che ti prendevano, prendevano tutto, ti ammazzavano e buonanotte. Di qua ci saranno stati i pirati, che ne so, io dell'Arabia, non lo so, non voglio offendere nessuno. I bastimenti che andavano e tornavano dall'America, se sbagliavano la rotta, andavano sott'acqua. Perdere la tramontana significa anche perdere la vita, è pericolosissimo. Tant'è vero che una delle giaculatorie, ovvero sia di quelle invocazioni un po' ripetitive, tipo mantra, che si dicevano in latino alla fine del rosario, fino a che c'era la messa in latino, si dicono ancora adesso, ovviamente basta. Vedono Ave Maris Stella, perché
Perché la Madonna è salvifica, intercede per noi e quindi è come la stella del mare, ci guida alla salvezza. Tante barche, basta andare qua fuori, si chiamano Stella Maris o Maristella, anche tanti ministri. Allora, dice che uno basta avanza. Andiamo verso la fine con i nostri amici pianeti. Qui vedete c'è Mercurio, c'è Saturno, Mercurio, Venere, Marte, è quasi un amplen. Se andate fuori stasera e vedete una stella molto, molto, molto brillante, quella è Giove. Pianeta vuol dire errante perché, essendo molto vicino a noi, fa qualcosa di simile, se uno lo segue notte dopo notte, alla figura dell'analemma, può farlo. Inoltre, diciamo, siamo in due a spostarci con i pianeti sia esterni, la mia mano sinistra è la Terra e questa è Marte, ci spostiamo tutti e due. Oppure la mia mano destra è la Terra e questa è Venere, ci spostiamo tutti e due. Quindi, come noi lo vediamo, buttato in cielo può essere complicato. E con i pianeti entriamo un po' nel cielo del caos, perché spesso i pianeti non fanno un analemma, ma fanno un cappio, che è una figura un po' inquietante, perché è una figura che non ritorna. I pianeti sono talmente evidenti che sono assegnati alle parti del nostro corpo, perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza del creato e quindi del cosmo. Quindi in ogni parte del corpo c'è una costellazione dello zodiaco e un pianeta che sovraintende. Io, per esempio, sono nato sotto il segno del Sagittario e la mia punto debole sono la prima parte delle gambe, che è l'unica roba che non mi sono mai rotto. E questo è il motivo per cui Galileo Galilei insegnava a fare gli oroscopi, che è venuto fuori nel centenario di Galileo nei giornali. No, ah, Galileo. Allora, nelle università antiche, Bologna, Padova, grandi, Salerno, grandi scuole di medicine, gli astronomi insegnavano a fare l'oroscopo perché l'oroscopo, quello che abbiamo visto, era fondamentale per curare una persona. Io andavo, per esempio, dal medico dell'epoca, la testa che mi scoppiava mi curava le gambe. Questo è il motivo per cui sapete che le morti dei re di Francia sono tutte passate dal notaio, no? E sono state riprese tutte, li hanno ammazzati tutti, sarebbero morti lo stesso, ma li curavano in questo modo, con sanguisughe, questo è un re del coso, del cancro, eccetera, e li hanno ammazzati prima del tempo. Ma veniamo a cose meno truculente. I pianeti sono così importanti che, come vedete in questa antica stampa, va bene, lunedì c'è la Luna, martedì c'è Marte, e quindi il dio della guerra, e quindi né di Venere né di Marte, né si sposa né si parte, non ti puoi sposare sotto il segno della guerra o sotto il segno della bellezza, perché il matrimonio è chiaro che dura poco, per motivi ovvi. Mercoledì è sotto Mercurio, giovedì è sotto Giove, quindi chi è nato di giovedì sarà uno particolarmente battagliero. La cosa divertente è la domenica, perché per noi cattolici di cultura, e paesi come Italia, Spagna, Francia, è domenica, dimanche, domingo, domenica, giorno del Signore, Domini. Andando sopra il Brennero abbiamo Sant'Ag, è rimasto il giorno del sole. Cioè la fede cattolica non ha ricoperto. Pianeta è anche una veste del sacerdote e pare, anche qui non lo dico perché è controverso, pare che venga
dal fatto che era anticamente la veste dei pellegrini e quindi di coloro che vanno in giro. Ma pianeta era anche il pianeta della fortuna che davano, lo avete visto di sicuro in qualche, io questo l'ho comprato a caro prezzo per fare conferenze a uno di questi mercatini. Avrete visto nei film anche di Charlie Chaplin, c'è quello con l'organetto, la scimmietta, e la scimmietta ti dà un pezzetto di carta. Questo pezzetto di carta era la tua fortuna, il pianeta della fortuna si chiamava. E c'era scritto: perché sei tanto disgustata e piangi a calde lacrime, tipico delle giovinette? Non disperarti, sei tanto giovinetta che non ti manca il tempo dei sorrisi e della gioia, hai capito? E via avanti, idiozie di questo genere. E dopo, fortuna vuoi, gioca pochino, come la pubblicità dell'Enalotto, gioca con giudizio, che cosa vuol dire, come bevi poco, ma saranno affari miei quanto gioco. Allora, comunque, se qualcuno se li vuole giocare, i numeri di questa conferenza sono 36, 56, 88. Va bene? Se poi vincete facciamo parte. Ok? Coi pianeti siamo entrati definitivamente alla fine perché entriamo nel cielo che cade per terra, il massimo del disordine. Abbiamo costruito un cielo in cui ci sono soli che sorgono, ritornano dopo un anno nello stesso posto. Lune che fanno un po' le bizzarre, ma le abbiamo messe a posto e determinano il mese. Ore che abbiamo visto, sappiamo far scorrere e misurare. Le stelle che stanno nel firmamento, tutto torna, ci arriva un pezzo di cielo in testa. Non ci arriva, come hanno detto quelli della Protezione Civile, che devono farsi perdonare qualche peccatuccio. Diciamo che ci è caduto e ci cadeva il satellite e sull'Italia l'1%, cioè l'1%, cioè l'1% era che cadesse. Allora, questa è una famosa meteorite, il Canyon Diablo, è il cielo che cade per terra. Meteorite è una parola incredibilmente significante per noi, perché ha dentro meteo. Meteo è non è, adesso passiamo al colonnello che ci parla del meteo, no, non vuol dire colonnello, vuol dire sospeso nell'aria e ci dice come guardando il cielo con gli occhi si passa un continuo dalle stelle, dall'aria. Il cielo incomincia sulla punta dei monti, ci sono le nuvole, poi la luna, poi più avanti i pianeti, poi ancora le stelle, ma questo è il cielo di Aristotele, che è giusto perché è quello che vediamo con gli occhi. Con gli occhi noi vediamo il sole che ci gira attorno, ve l'ho fatto vedere. Non è vero come dicono alla scuola elementare media che è la Terra che gira intorno al sole. Noi vediamo che è il sole che gira intorno alla Terra e per arrivarci c'è voluto un Galileo, c'è voluto una piscina intera di sudore per millenni per capire questa cosa. Quindi è difficile capirla. E perché è sempre più difficile capirla? Perché non osserviamo più il cielo. Meteo quindi ci fa capire come i nostri sensi ci dicono che non c'è soluzione di continuità fra la cima degli alberi, le nuvole, i pianeti e il sole. Tant'è vero che le meteoriti vengono poste da tutti, compreso Aristotele e Galileo, assieme alle comete, perché anche Galileo non l'ha sfangata con le comete. Questa è la bellissima cometa che non abbiamo visto perché era nel cielo sud 3 anni fa. È la stella con la chioma. Le comete sono il massimo del disordine.
Non sappiamo prevederle, ci vorrà un Halley che si inventa che quella che passa era passata prima, a fine Settecento. Siamo lì, già dobbiamo sopportare l'eclissi, mamma mia, il drago che mangia il sole. Le mamme, purtroppo ho la slide ma non è buona, quindi non ve la faccio vedere, le mamme si disperano, prendono i figli, se li stringono al seno, i missionari, che sono i primi che vanno fra gli indios, scrivono questo. Li nascondono le coverne perché il sole è vita, è colui che splende, e l'ombra della notte se l'è mangiato. Tenete conto che stiamo parlando di epoche storiche, un'eclissi, chi ha visto quella del 99, è durata pochissimo, ma ci sono eclissi che durano anche 10 minuti. Quella che è stata in Cina l'altro anno, è durata vari minuti, quindi fai tempo, se sei un indios, a disperarti sul serio, anche perché non sai che avverrà. Sei lì che stai andando ai campi, stai andando a ammazzare i rinoceronti, so io cosa facevano gli indios, e a un certo punto spengono la luce, cioè è una cosa incredibile, tant'è vero che Colombo la sfrutta. Non vogliono più farlo tornare, e allora lui, che invece ha le effemeridi, anche lui un po' tonto perché pensa di essere arrivato in India, e invece è arrivato in America, è partito da qua perché ha tanto in cappello, non voglio offendere, però insomma aveva sbagliato di 9.000 chilometri, insomma. Cioè, anche il GPS è più scassato e più preciso. Insomma, comunque, povero Colombo, e non lo vogliono far tornare indietro. E allora lui dice, va bene, io so che c'è un'eclissi, va dal capo indiano e gli dice, guarda, se tu non mi dai i viveri per tornare indietro, io oscuro il sole. Il capo indiano, io non ti do i viveri, il sole, eccetera, eccetera. Tracchi, il sole si oscura, il capo indiano si fa sotto, gli dà tutti i viveri e Colombo torna, scusate, ma qui c'è sempre il solito quantitami. Torniamo al giorno d'oggi. È finito il nostro giro. Perché dobbiamo considerarci dei privilegiati? Vi faccio rivedere questa. Questa coda è 160 milioni di chilometri. Milioni. La distanza che c'è fra noi e il Sole. Lunghezza. Ampiezza sulla quarantina. Se voi prendete tutta la polvere, questa è polvere. Pensate di essere in una strada di campagna, passare con una di quelle cose che si usano adesso per portare i bambini a scuola, 6.000 di cilindrata, eccetera, 4 ruote motrici, eccetera, si chiamano SUV, e su una strada di campagna vera, di quella della pubblicità, che vai sempre su questa strada in Toscana, e sollevare un gran polverone, è la stessa cosa, è roba da meno di un millimetro. Viene illuminata dal cielo, sono come infiniti catari frangenti buttati nel cielo. Se voi li prendeste tutti, sarebbe un poco più di un sasso, di un sacco, scusate, un po' dislessico, di un sacco, cioè se fate i conti, viene fuori che ha l'ingombro di un metro cubo e mezzo, grosso modo una lavatrice industriale. Eccolo qui il nucleo di una cometa. Questa è la cometa Yakutake, 8-9 chilometri. Noi dobbiamo adesso fare il viaggio all'indietro, capire quanto privilegiati siamo. Noi abbiamo la foto, l'immagine di una cometa, cose su cui si sono scervellati, come saranno fatte queste comete che hanno sta coda terribile. Aristotele, che non era propriamente l'ultimo cretino, sbagliato. Tutti i filosofi, sbagliato. Arriva Galileo Galilei, quello che fonda la scienza nuova, sbagliato. Li mettevano tutti fra i fulmini, cioè due cieli sotto il firmamento, le stelle fisse, no? E noi oggi possiamo vedere che sono dei banali sassi, grosso modo l'Everest, il Monte Bianco, il Cervino, fatti in una forma anche un po' strana, un impasto di polvere e ghiacci, non ghiaccio, come dicono i giornali, perché ghiaccio è l'acqua, ghiacci può essere tutto quello che è ghiacciato, gas, ghiaccio, ghiacci, plurale. Quando arriva vicino al sole,
Il sole, fra radiazione, energia e particelle, sublima sta roba. È come quando in Siberia il verglas se ne va e fa la coda. E noi siamo, abbiamo visto la prima volta con Giotto, satellite Giotto, quella di Halley nell'86, mi pare. 84, sì. Eppure, questo è Ida, è il più simpatico degli asteroidi, perché ha una luna, vedete? Siamo un elefante con l'elefantino. Quel piccolo sassetto lì, perché Ida è piccolina, il sassetto è metri. Quindi, e gli gira attorno così come la nostra luna gira attorno a noi. Trovo molto tenera questa cosa. Sono così diverse le nostre paure, che conosciamo così bene l'universo e ogni secondo momento sul Corriere della Sera c'è un asteroide che ci deve arrivare addosso. Sono molto diverse da questa cometa dell'Arazzo di Bayeux. Non so se l'avete visto, se non l'avete visto, correte a vederlo perché è una delle sette meraviglie del mondo. È un arazzo lungo 70 metri, una Broderie alta 60 centimetri, con tutta la storia della Francia e dell'Inghilterra ai tempi di Harold, che vedete lì, e che ha tradito il cugino, l'ha mandato in Francia e gli ha fregato la corona, cosa che si usava come i videogiochi di adesso, nel Medioevo si fregava la corona al cugino. Isti mirant stella, questi guardano la stella, c'è una stella cometa che porta disgrazia. Tant'è vero che porta disgrazia a lui, ma fortuna all'altro, perché poi, no, lui invece ha riavuto il trono. Sono tanto diverse le nostre paure, ora che sappiamo bene come è fatto l'universo, da quelle di Harold. Sono tanto diversi i nostri cieli, visto che sulla sonda Juno che abbiamo mandato verso, NASA ha mandato verso Giove, abbiamo mandato tre omini della Lego, che sono Giunone, che ha una specie di padella, tanto per non fare differenze di genere, Giove, che è questo qui, e questo è Saturno, e vedete Giove tonante, vedete che anche lui, siamo tanto diversi o ce l'abbiamo nel retroterra del nostro cervello. Se volete seguire questa avventura, c'è un sito che si chiama Le Parole del Cielo, si chiama Parole del Cielo, non Le Parole del Cielo, Parole del Cielo, in cui sono contenute. Questi sono i quattro cosiddetti ragazzi che hanno fatto tutta l'operazione di rete, ce n'è una qui seduta qui, assieme alla mia collega qui Cristina Rigutto. E con questo abbiamo finito il secondo video. Allora, grazie, troppo gentili. Devo fare le domande. Allora, se ci sono domande, alternerei una domanda arrivata da Twitter che dirà la mia collega Cristina Rigutto, una domanda della sala, giusto per dare anche il giusto compenso ai cosiddetti ragazzi che hanno lavorato tanto. E cominciamo con la sala se ci sono domande, oppure se vogliamo sgelare la sala, incominciamo con Twitter. Abbiamo ricevuto già una serie di domande da Twitter, io non le dico nell'ordine in cui sono state ricevute. Ce n'è una simpatica. Dice: perché a volte la musica è celestiale? Chi suona lassù?
Quest'idea deriva dalla filosofia o dalla religione? Dunque, è un po' fuori i miei standard, però sì, esatto, grazie. No, siccome dopo ci ritroviamo e parla lei, ho preso buona nota. E allora, direi che gli angeli, i cherubini, spesso sono rappresentati con strumenti musicali. La musica è la musica delle sfere, che sono le sfere celesti. Ci riportiamo a un modello che è quello di quella immagine in cui c'era quell'uomo che usciva con la testa dal cosmo e vedeva tutti quegli ingranaggi strani. È la musica delle sfere celesti. Le sfere celesti, siccome sono del creatore, fatte dal creato, dal creatore, eccetera, quando si muovono, non possono fare, fa una musica celestiale. C'è qualcuno in sala che vuole esigere? Le sfere degli angeli, come il Duca di Mantova. Le sfere degli angeli, sì. Tu che le sfere agli angeli, sì, il Duca di Mantova per me. C'è qualcuno? Guardate, non siete ripresi, eh? Io solo sono ripresa. Allora continuiamo con la seconda domanda che magari viene in mente. Ecco, c'è una domanda che vediamo, perché allora chiede perché la bella Venere è associata a un gruppo di brutte malattie? Perché sì, Venere è venereo, sì, perché la bellezza. Venere è la bellezza, ed è la bellezza non a caso, perché è il terzo astro più evidente in cielo, quasi sempre, ed è quindi la bellezza. Addirittura nelle notti mi è stato riportato da un mio professore, il professor Romano di cosmologia, tanti anni fa, che faceva il corso di cosmologia, che lui era stato da giovane, quindi parliamo del 30, era stato in America Centrale e giura di avere, perché lui era interessato anche alla archeoastronomia fin da ragazzo, giura che aveva visto quello che gli Incas giuravano di aver visto, cioè che Venere fa l'ombra in particolari cieli da noi, cioè quelli. No, tra un po' non fa neanche ombra, neanche la lanterna qua di Genova, quindi figuriamoci. E quindi è la bellezza, e quindi si sa che una volta costava caro, poteva costare caro il mal sottile, mal francese o il mal italiano, secondo della parte. De Morbo Gallico, Gerolamo Fracastoro. Prego. Assolutamente, Giove, sono tutti caratteri. Allora, lunare, lunatico, l'abbiamo detto. Marziale, no, ha un andamento marziale perché Marte è il dio della guerra. È una cosa marziana. Sapete, io devo stare, voglio dire, entro un'ora qualcosa. È una cosa marziana. Se vi ricordate, Scalfaro dice, abbiamo un fisco lunare, vi ricordate? Quel 730 che era uscito anni fa, che era 100 pagine, no? È un fisco lunare. Poi una malattia venerea, poi Mercurio e Marte. Mercurio si usa spesso per i messaggi o mi pare la farmacia. Venere, Giove, gioviale, perché Giove è no, aperto, un carattere gioviale. Saturno, un carattere saturnino. Saturno, ecco, quindi c'è di mezzo l'alchimia. L'alchimia è il sole oro, la luna argento, il piombo Saturno. Avere Saturno messo male nell'oroscopo non va tanto bene. È il piombo. Un carattere saturnino, un carattere un po'... Insomma, preferirei che non ce l'avesse uno.
Il saturnismo è la malattia da piombo. Ecco, quindi ci sono tutti questi e hanno a che fare con l'influenza dei pianeti sulla vita dell'uomo. Ce ne sono infinite di parole del cielo e per stare dentro ho dovuto mettere quelle più, forse... Dimmi ancora una. Sì, ne penso molto bene, però non ho mai capito che cosa significano queste cose, nel senso che poi... facciamo un esempio, io sono veneto-centrico, in Veneto abbiamo da anni una legge che dice guardate che se volete illuminare una strada non occorre che mettete dei palloni, basta che mettiate delle luci che vanno solo dai 2,5 metri in giù, perché... per vedere chi mi strangola, non ho bisogno, no, mi basta una luce a 2,5 metri, io vedo chi mi strangola, mi ruba, eccetera, anche se c'è la privacy degli assassini di mezzo, ma... Invece questi, i sindaci, non gliene importa nulla, continuano a chiamare il geometra, e il geometra c'è il cognato che fa le bull, e bull sono in tutta Italia, quindi a me fa solo che piacere che si aumenti, l'ho appena detto, voglio dire, grazie per la domanda, ma è un po' tutta la conferenza per riappropriarci, per dire alla gente, guardate, che non occorre andare a Sierra, che ne so, su in Cile, dove ci sono i telescopi migliori del mondo, eccetera, basta andare in riva al mare qui a Genova e fare così. Il problema degli astronomi e degli astrofili, come sono questi in seconda e terza fila, è fare così. Far fare alla gente così, perché quando ha fatto così, come diceva Seneca, è fatta, perché le stelle sono uno spettacolo bellissimo. Professore, lei ha detto che vuol vedere chi la strangola, no? Sì. Per cui toglie il lavoro, spara su chi? Sì, sì. Allora ha capito che a me piace l'opera italiana. Va bene. Grazie. Arrivederci. Grazie. Sì, tutte le parole che sono state dette verranno messe anche nei giorni prossimi, le trovate su quel sito paroledelcielo.it.